Bentornati ragazzi sul mio canale e benvenuti a un nuovo video speciale. Allora, sul canale abbiamo raggiunto i 2000 iscritti, quindi tra l'altro su Twitch quasi 1000, quindi mi sembrava una milestone, diciamo, importante, una tappa importante per fermarsi un attimo, un secondo, e chiacchierare un po' di questa cosa, di quello che è successo in questo video. Quindi diciamo che spiegherò come è nato questo canale e poi appunto lascerò sicuramente lo spazio a voi nei commenti per qualunque tipo di domanda, perché questo video è un AMA, Ask Me Anything, e risponderò sabato prossimo, dopo la prossima settimana. Il video della prossima settimana già l'ho registrati, si giocherà in Modern. Torniamo anche un po' ad abbassare il ritmo del canale, almeno durante queste settimane di Ferragosto, perché io andrò in vacanza ed è giusto che un padre giustamente stia con i suoi figli e si occupi principalmente, diciamo, delle sue vacanze, del suo riposo, anziché dei contenuti che sviluppa su questa magnifica piattaforma chiamata YouTube. Però ecco, era davvero per me importante sedermi un attimo e farvi vedere le nuove grafiche. Avete visto che ci sono le nuove grafiche, chi c'è stato martedì scorso su Twitch le ha già viste, e chiaramente sono grafiche da live. Ci sono queste nuove animazioni, questi nuovi effetti sonori che ho fatto fare da Revive Studio, uno studio professionista che ha fatto le grafiche per tantissimi altri streamer e content creator, e spero che chiaramente vi piacciano. Ed ecco, io mi trovo un po' in difficoltà nel fare questo tipo di video, ma in generale nel fare video. Allora, vi dico che cosa penso, vi dico qual è il processo mentale, no? Dietro al... Ok, io ho 42 anni, dovrei perseguire un determinato obiettivo nella vita, probabilmente un avanzamento di carriera o semplicemente un avanzamento di stipendio, secondo quelli che sono i canoni, diciamo, normali e naturali della gente che vive intorno a noi, e dovrei, non lo so, in qualche modo cercare di ecco, strutturare, migliorare quello che faccio nella mia vita. Il canale YouTube per me è stato onestamente un grande miglioramento. Un grande miglioramento perché quando ho iniziato praticamente per caso, io lo dico sempre, questo canale è più vecchio del Cucco, è più vecchio di quello di FaviJ, probabilmente di Wilbush, della Mente Contorta, sapete chi è, insomma, quello che poi è diventato una iena, adesso tra l'altro mi sfugge il nome, ma non aveva video, aveva dei video che erano caricati inizialmente nella mia carriera iniziale quando facevo televisione, come autore e conduttore. Ho sviluppato un format, ho caricato quei video, poi ho caricato molti video di eSport, molti video di telecronaca e molti video in generale anche di eventi in giro per il mondo. E poi a un certo punto, non è stato sotto il lockdown, è stato in verità quando è nato il formato Pioneer, quindi da novembre, ho ricominciato e ho detto vabbè, ma io perdo tanto tempo nello giocare a Magic perché mi piace molto, è un hobby, ho accumulato tantissime conoscenze, tantissime esperienze, mi piacerebbe metterle diciamo a servizio degli altri, cercare di esprimere e radunare una community intorno a questa che è una grande passione, che era quella tra l'altro di MTGO, neanche Magic Arena. E soprattutto perché io, non stando da solo, io i miei amici, quelli veri, chiaramente li vedo, però non sono tipo da feste, da andare in giro con tutti gli altri. Durante quest'estate stanno tutti gli streamer romani, stanno in giro, mi invitano ogni tanto, io li conosco molti, e io sono uno che si fa i cazzi suoi tendenzialmente, e quello che fondamentalmente volevo era avere delle persone con cui parlare delle mie teorie di Magic Online, perché poi non parlavo con nessuno, parlavo solo con quelli del negozio.
Si aggiunge il Covid e questa mia necessità è sempre più grande e fondamentalmente mi ritrovo in casa questo canale e questo canale cresce, 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 cresce e diventa quello che è arrivato a diventare oggi, appunto 2100 iscritti fatti in pochi mesi, le visualizzazioni che salgono, come se tra l'altro fosse importante, per me non è importante, invece mi piacciono molto di più appunto i commenti, tutta la conoscenza che si ritrova nel nostro Discord, che lo chiamo nostro perché secondo me è insieme, è fatto da tutti noi ed è veramente, veramente una bella cosa. Torniamo però a quando appunto io dovrei smuovere la mia vita, cercare di andare avanti, guadagnare di più, fare carriera come un 42enne normale. Per me, mettersi a fare un video ogni volta, c'è un po' di. C'è un filo di problema. Dico, cioè, adesso io mi metto davanti a questa telecamera, parlo con i ragazzi e è una cosa bella, brutta. Cioè, come la penseranno gli altri miei colleghi del fatto che dico cose che penso, della grafica nuova che ho fatto fare, che è super coatta, ma non c'ho 20 anni, ce cioè n'ho 42, del fatto che metto le carte, questo Cultivate è la carta che comunque martedì regalerò. Poi, tra l'altro, con questo video, ma ve lo dico alla fine, vi dico anche che le live si fermeranno per 2 settimane proprio a causa delle mie vacanze. E quindi è complicato, cioè mi metto lì e dico vabbè, ma lo faccio. Sono proprio sicuro? È la cosa giusta da fare in qualche modo per l'obiettivo che voglio raggiungere? Ma qual è l'obiettivo che voglio raggiungere? Perché anche questo è un bel problema per me. Che sono un po' non lo so, a me mi va di giocare, gioco tanto con i bambini, gioco tantissimo con i bambini, gioco ai videogiochi, non gioco ai videogiochi, gioco a tutto. E sono, come vi dico sempre, sono un cazzone, mi piace scherzare, sono forse molto molto più giovane della mia età anagrafica e della mia età fisica e cerco ogni volta. Io quello che appunto dici, ma cosa che qual è il tuo obiettivo? Andare avanti, fare la scala sociale o stare bene? E forse ecco, tutte le volte che appunto mi metto lì e sto per fare un video, queste domande mi sorgono spontanee e poi devo fare i conti anche con della gente che comunque in qualche modo diciamo ecco, della gente che mi giudica. Che poi sono appunto quelle voci in testa che non smettono mai, ma non smettono mai per nessuno, ragazzi, non per i content creator, per chiunque, che dicono: ma cosa penserà quello di me? Parlavo con Zio Garbe, per esempio, è molto attento a quello che dice la sua community, quindi anche che cosa pensate voi di me? Tanti di voi che magari non commentano, vedono il video e magari dicono: guarda questo qui, l'ho visto al negozio, guarda che cazzo fa, ma. Cioè, ma non è ora di crescere, ok? E anche io ho dei genitori, per esempio. Ho recentemente, vi svelo questa cosa, stavamo a cena e un po' litigato con i miei genitori. Utilizzi il tuo tempo come lo utilizzi il tuo tempo? Persegui degli obiettivi che siano, perché il lavoro, diciamo che facendo eventi non è che siamo proprio, insomma, non sta andando benissimo, come avrete capito, il mondo dell'esport. E in generale, appunto, cerca di qualcos'altro, qualcosa di migliore, devi guadagnare di più, questa grande chimera. Quindi, accendere la telecamera ogni tanto è dura, forse. Poi dopo che l'ho accesa, anche questo video è duro da fare. Però dopo che l'ho accesa, ci siete voi. Prima che l'ho accesa c'è mia moglie. E mia moglie è la persona migliore che ho incontrato mai nella mia vita. E lei mi spinge a perseguire quello che mi fa stare bene, che dovrebbe essere quello che tutte le persone che mi vogliono bene in qualche modo pensano, dovrebbero pensare di me. I miei amici pensano questo, dice, ma a te quello ti fa stare bene? Sì, bene, allora da paura. Questo dovrebbero pensare anche i miei genitori, anche i vostri, quando vi danno un consiglio, ma lì è un rapporto difficile, padre-figlio, madre-figlio. È un po' più complicato, ci sono delle aspettative di mezzo, anche io con i miei bambini probabilmente farò gli stessi errori, chi lo sa. E,
appunto, comunque nel prima sicuramente c'è mia moglie che in un modo o nell'altro mi spinge e mi supporta, non è che mi spinge, ma mi supporta, che è una cosa importante. E poi dico, quando il video viene pubblicato ci siete voi. L'affetto è tanto, sono emozionato di queste cose, però è proprio tanto. L'affetto che in un modo o nell'altro si mette intorno a quelli che sono i miei contenuti, mi spinge a pensare che sto facendo una bella cosa per qualcuno. Ci sono delle persone che mi scrivono, io vorrei fare leggere i messaggi, però non sono uno che, l'avrete visto, non ho mai fatto questo video, non l'ho fatto per i 1.000 iscritti, non è che mi vanto tanto, però siccome c'è questa cosa delle vacanze, volevo un attimo fermarmi a riflettere, no? Allora vi potrei far leggere delle cose che qualcuno di voi mi scrive. Se è il mio appuntamento fisso del pranzo, sei troppo simpatico, e poi io non penso neanche di essere simpatico, mi ha dato un sacco di consigli, sono entrato nel tunnel di MTGO grazie a te, sono tutte cose belle, ma ce ne sono di molto più belli. Mi ha scritto una persona e dice che proprio l'ho aiutato nel periodo di lockdown con una situazione familiare tra l'altro difficile, e questa ragazzi è una cosa potente. Ed è una cosa che ti fa stare bene. È una cosa di cui chiaramente non bisogna drogarsi e che non ti deve cambiare. Questo sono convinto. Io non devo cambiare e le mie abitudini, quello che faccio per perseguire magari una felicità che è altrui, cioè la vostra, ma che è chiaramente anche mia, ma che in un modo o nell'altro, mettete che Magic Arena passa di moda, poi chi se li vede più i miei video. Però, ripeto, è una cosa potente, una cosa che ti dà sicuro, che a me personalmente ha ridato la voglia di comunicare, perché io prima, in precedenza lo facevo con i giornali, scrivendo su Gazzetta, adesso non scrivo un po' su Gazzetta perché faccio i video, e c'è un rapporto molto più diretto, molto più forte, molto più bello, secondo me, con le persone, rispetto a scrivere su un giornale, lasciare lì l'articolo e vedere i commenti su Facebook. Poi Facebook è una piattaforma veramente diversa. Penso questo di YouTube, che è bellissimo, che fondamentalmente chi si vede i miei video, chi si vede questo video, è arrivato fino a qui, 12 minuti o quello è, ma mi conosce bene, mentre su Facebook ci impieghi 1 o 2 minuti a leggere un mio post, magari uno di quelli lunghi ce ne impieghi 10, ma subito puoi dire la tua, e se sei contrario subito a scrivere una cosa, eccetera. Su YouTube ti devi vedere tutto il video, e tendenzialmente chi si vede tutto il video si appassiona, è un rapporto veramente molto molto diverso secondo me, ed è bello, potente, l'ho detto prima. E poi questa cosa degli abbonamenti, no? Allora, l'idea è, ok, metto a pagamento e ho deciso di invogliare, chiaramente, perché questo è un invogliare con le carte che comunque io in un modo o nell'altro ho e ve le regalerò, le mie carte, anche gli abbonamenti. Non pensavo però, quando l'ho fatto ancora non l'avevo detto, c'era già qualcuno che si era abbonato e non pensavo sarebbero state le 10 persone, se non sbaglio, che si sono abbonate su YouTube. E da una parte pure dici, vabbè, ma te pare che qualcuno lo farà? E invece l'avete fatto. Non solo, però questa è una cosa giusta, questa è una cosa bella, e questa è una cosa che effettivamente mi fa poi rivalutare tutto il discorso di prima, perché se lo sto facendo e sto andando bene, a voi piace, voi non volete perdere questo contenuto che io ogni giorno vi rilascio e vi, insomma, per stare insieme, per i video su Magic, eccetera. È giusto che se una cosa ci tiene, vabbè, allora magari dai quei 2 euro al mese, quei 5 euro al mese, perché che cosa ho pensato io stesso? L'ho pensato su di me, io lo faccio. Io Breaking Italy lo supporto col Patreon, perché se io perdo quel video lì, perdo un'informazione importante che mi viene data sul mondo da un punto di vista veramente equidistante e veramente tanto tanto informato, che non mi ha mai dato una fake news di una persona splendida come Alessandro Masa, che sono convinto con tutti i suoi difetti, per carità, ma comunque una persona splendida, e quindi è giusto supportare in questo senso. Poi supportare su YouTube chiaramente ha un costo, supportare nell'altra piattaforma può non averlo se si utilizza il programma Prime, ma è normale che una persona che poi sta dietro a questi contenuti, cioè me,
si fa delle riflessioni diverse. Se io posso tornare e dire, vabbè, sai che c'è? Comunque, giocando a Magic sul mio canale, io porto a casa quei 100 e neanche 50, 70 euro al mese, una cosa del genere. In un modo o nell'altro, capisco che il mio tempo è stato investito bene. È stato investito bene perché vi ho colpito, è stato investito bene perché in un modo o nell'altro voi avete fatto lo stesso ragionamento. Non poter fare a meno di questi contenuti perché vi divertite, perché vi intrattenete, perché vi do delle informazioni interessanti, perché si sta insieme, perché risponde ai vostri commenti, perché sono una persona come mi vedete, ma infatti mi spiace che quando vado al negozio, al welfare, tra l'altro oggi ho la maglietta, è un caso, e molti di quelli che comunque vedo lì dicono, ah, quello è quello dei video, non ci parlo, ragazzi, io sono il più tranquillo del mondo, non vedo l'ora, anzi magari fare un raduno di vedersi, anche se ora col Covid è complicato, e di fare una draftata lì, un sacco di tavoli e si drafta, ve lo dico prima. Però, ecco, concludendo, io credo questo, ci siamo incontrati e questa cosa sta facendo funzionare tante cose in me che non funzionavano prima. In un modo o nell'altro mi sta aiutando, in un modo o nell'altro spero che io stia aiutando voi, è normale che il supporto che mi date lo potete fare economicamente, lo potete fare con la visione, lo potete fare con un commento, lo potete fare come volete. Però fino a qui il viaggio è stato veramente, veramente entusiasmante e non ho intenzione, non penso di voler smettere. E sti cazzi quello che pensa la gente, sti cazzi quello che pensa mio padre, sti cazzi quello che pensa il giornalista competitor, di quello che pensa qualcuno di voi, di quello che pensa qualcuno che ho incontrato al tavolo, di quello che pensa quello che ha scritto che io ho fatto la miniatura con la faccia così e sono buffone. Alla fine sti cazzi, perché in verità quello che mi succede è che ricevo un sacco di affetto, questo secondo me è inestimabile. Quindi ragazzi, concludendo, allora, come ho detto, per supportare questi contenuti ci si può abbonare al canale, tra poco saranno presenti anche le emoticon, l'abbonamento al canale permette a me di andare avanti ovviamente e di dare sempre di più, avete visto quanto mi sono impegnato in questi mesi con un sacco di collaborazioni, voglio fare sempre di più. Adesso e per 3 settimane in verità io calerò sicuramente l'intensità, non l'intensità del numero, ma l'intensità dei contenuti facendo comunque magari video più corti eccetera, perché ripeto, banalmente vado in vacanza, magari giocherò solo un formato perché è quello che mi piace giocare Modern. Detto questo, io mi aspetto, cioè mi aspetto, questo è un video per festeggiare i 2000 iscritti su YouTube, i quasi 1000 sulla piattaforma Viola e per farmi conoscere meglio da voi, quindi tutti i commenti di qualunque tipo di domanda sulla mia vita professionale, su quello che facevo quando avevo il blog di Inside the Game, su come ho conosciuto, quello che vi pare, io risponderò nel video di sabato prossimo. Prendo una settimana per guardare tutti i commenti e risponderò nel video. Poi, dopo, comunque parto, tanto vi avvertirò, vi dirò che appunto non ci sarà la live, ci sarà questa live questo martedì, che è il 4 agosto, non ci sarà invece la live dell'11, la live del 18 e la live del 25, non ci saranno, vado in vacanza giustamente, e usciranno comunque video, poi ci rivedremo in live successivamente. Direi che ho detto tutto, e come al solito, grazie per aver guardato e per avermi ascoltato, siete dei grandi.